E bentornati allenatori ancora una volta su Pokémon Next con questo nuovo gameplay su Pokémon X in ovviamente Randomizer. Siamo ovviamente qui tornati a Kalos, la bella regione di sesta generazione. Mi sono infatti detto, perché non fare un gameplay di un gioco Pokémon per 3DS, ma renderlo quel filino più personalizzato con la randomizzazione? E quindi ovviamente siamo qui, non su un gioco a caso, perché siamo su Pokémon X, ripeto, ma adesso scoprirete un po' quello che voglio fare. Ok, siamo innanzitutto a Rio Querello, dobbiamo scegliere il nostro starter, che vi dico subito non sarà randomizzato, almeno per questa cosa non sarà randomizzato, insomma. I Pokémon iniziali quindi saranno i soliti, quindi Chespin, Froakie e Fennekin. Qua mi raccomando, non mi chiamate magico o roba simile, ma chiamatemi semplicemente col mio nome, Diego. Sì, voglio essere chiamato Diego. Ok, perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Quindi, ripeto, gli starter saranno ancora una volta Chespin, Froakie e Fennekin. In questo caso prendo Froakie perché è quello che mi piace di più di sesta generazione. Ma già dal prossimo percorso cambieranno le cose. Anzi, già contro Shana, perché adesso vedrete, noi gli diamo un soprannome, tanto verrà messo nel box. Il nostro starter vero e proprio sarà quello che incontreremo sul percorso appunto più in avanti di Rio Querello. E qua abbiamo anche il Pokédex. Benissimo. Benissimo, ora se non erro dobbiamo tornare a casa. Esattamente, dobbiamo portare la lettera del prof. È da un po' di tempo che non giocavo appunto a Pokémon X ed Y. E nonostante non siano i giochi che preferisco, parlo di Pokémon ovviamente. Nonostante non siano i giochi Pokémon che preferisco, Sole e Luna mi sono piaciuti molto di più. Basta sentire queste parole per accorgervi del mio giudizio. Aspetta Diego! Qui adesso siamo contro Shana. Dicevo, nonostante non siano i giochi che preferisco, appunto per 3DS di Pokémon, voglio un pochettino riscoprirli. Shana manda in campo Growlithe. Ok, va bene. Da qui in avanti sarà tutto randomizzato il gioco. Sarà davvero tutto randomizzato. Quindi vi chiedo sin da subito di supportare questa serie con un mi piace. E mi sa che ce lo troviamo un pochettino in quel posto dal momento. Scusa? Scusa Growlithe? Non ho capito bene, generatore V. Ok. Eh sì, con beccata non gli facciamo niente. Figurati palla gelo e coda di luce che aumenta l'attacco speciale. Dobbiamo semplicemente cercare di pescare un brutto colpo. Lui fa ancora generatore V. Ma è... Oh, è così dalla testa gli esce la V. Come Victini, però. Ok. È un pochettino una cosa diversa. Concorderete con me. E credo di aver perso, ma la vera sfida, insomma, inizia già dal percorso dopo. Quindi pure la bacca, va bene, va bene, va bene. Bacca cedro, ovviamente, no? E certo, bacca arancia, invece. Grande Diego. Palmo forza e il nostro Froakie va giù. Dicevo, la vera sfida, il vero gameplay inizierà dal percorso appunto più in avanti. Non ho voluto saltare pure questa introduzione, oltre che appunto a quella di Platan, dove ehi ciao sei nel mondo Pokémon, perché comunque no dai, c'era una lotta, c'era Shana con un Pokémon randomizzato, quindi scopriamo qual è, no? Siamo tornati a casa. E comunque ripeto, anzi lo dico per la prima volta, io corro sempre troppo. Una volta che saremo arrivati sul percorso 2, dovrebbe essere, oltre a Rio Querello, potremo catturare solamente il primo Pokémon. Però diciamo che nel percorso abbiamo pure la possibilità di rerollare la nostra appunto chance di cattura. Non è una Nuzlocke, perché comunque a me le Nuzlocke non è che facciano impazzire più di tanto. È semplicemente un gameplay Pokémon. Questo è semplicemente un gameplay Pokémon diverso diverso dal solito. Qua c'è Rhyhorn che ci saluta.
Dicevo, è un gameplay Pokémon diverso dal solito, voglio vedere un po' se vi può piacere, se vi può coinvolgere anche, perché comunque vorrò il vostro aiuto durante questa avventura per la regione di Kalos, dal momento che molte cose non me le ricordo nemmeno, l'avrò giocato 2 volte Pokémon X al tempo, sono passati 4 anni circa da quando l'ho giocato per la prima volta, non da quando è uscito, attenzione, eh. E allenatore, se cammini tra l'erba alta potresti imbatterti in un Pokémon selvatico. Ma non avere paura, la tua squadra di Pokémon sta al tuo fianco. Ok, non so se ho già le Pokéball. Non credo, infatti ho. No, ok. Non credo, infatti le vendono nemmeno qui, no? E yes, le vendono, ne prendiamo 10. Così ci dai pure il bonus, la Premier Ball. Perfetto, usciamo e andiamo verso il primo percorso di questa regione, perché il percorso 1 di Kalos io non lo conto, non lo considero. Non lo considero. Percorso 2, via progresso. Andiamo. Vediamo un po' quale sarà il primo Pokémon. Ok. Direi che possiamo usare il reroll. Ok, ho curato un attimo Froakie perché è stato paralizzato addirittura da Pidgey perché aveva Tuono Shock, un Pidgey, sì. E ora, ripeto, andiamo a vedere quale sarà la nostra prima cattura. Questa volta dovrà essere quella vera, ma prima, ovviamente, ho fatto un passo in più. E Serena e Shayna vogliono farmi vedere come si catturano i Pokémon. Va bene, guardiamo. Vediamo un po' quanto è brava Serena. Quindi, otteniamo delle Pokéball. È stato un pochettino inutile comprarle prima, però più ne abbiamo meglio è. Quindi, sì, va bene. Chi se ne frega di aver speso 2000 Pokémonete. Andiamo a vedere quale sarà il nostro primo Pokémon, dai. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo. Chiudo gli occhi. Teddiursa! Interessante, Teddiursa. Interessante. Non dovrebbe essere randomizzata pure l'evoluzione, quindi tecnicamente diventa un Ursaring. Però questo legatutto mi fa un pochettino storcere il naso. Mi fa un pochettino storcere il naso. Comunque sia, fatemi sapere nei commenti se siete contenti del nostro nuovo acquisto Teddiursa, però attenzione, non cantiamo vittoria troppo presto perché 1, 2, 3, yes! Abbiamo preso Teddiursa, non so come rinominarla, soprannominarla, però vedremo adesso, magari qualcosa con Ring, dato che poi Ursa Ring. Chiamiamola, non lo so, onestamente non ne ho la più pallida idea. Se trova del miele, la sua mezzaluna diventa più luminosa. Si lecca le zampe intrise di miele. Di miele. Quindi perché non la chiamiamo Honey? Mettiamo, dai, Honey, ci sta Honey come soprannome. Miele in inglese, Honey. Vai. Vediamo un po' com'è Honey. Ha una bacca? Avrà una bacca? Baccananas. Va bene. Legatutto, Entomo Blocco, Cotton Spora e inganno forza. Piedi svelti, aumenta la velocità se c'è un problema di stato. Natura è placida. Tipo ovviamente normali, tipi non sono randomizzati. E per ora mi sta bene, per ora mi sta bene. E per ora ci teniamo anche il buon Froakie in squadra. Andiamo sì. Andiamo subito a battere questo bullo. Prima di entrare nel bosco Novartopoli. Parte la sfida di Frido. Ok. Comando in campo Aron. Ecco, Aron. Io come lo batto Aron? È un problema questo, perché ho solo Entomo Blocco su Teddiursa. Potrei fare. Che metto Froakie. Devo per forza mettere Froakie e sparare palla gelo, anche se non è molto efficace, ma comunque sia. Possiamo cercare di fare qualcosina? Devastomasso, ma perché? Ma perché? Ma perché deve avere questa mossa? Perché? Eppure stab. Non gli faccio niente.
Non gli faccio nulla, non gli faccio nulla. Devastomass un pugno. Allora, io non ho, non so se la mia è davvero una sfortuna nera, perché il primo Pokémon era Growlithe e aveva generatore V. Ora vediamo Aaron avere Devastomass. Io penso che questa sia sfortuna, amici miei. Proviamo a collegare tutto, che almeno fa quel pochino di danno a turno, che magari ci può aiutare. E Cotton Spora, proviamoci. Deve resistere, deve resistere, deve resistere. Ok, sono pronto per battere finalmente questo bullo. Ho allenato un pochettino Teddy Ursa e Froakie e sono sicuro che questa volta sarà quella buona. Non che la seconda volta che provo a batterlo, ma dettagli quelli, dettagli. Allora, innanzitutto Oni non ha imparato nuove mosse, non ha imparato nuove mosse, ma Froakie ha imparato Ferrotigli. Ora, non dico che ci sarà utilissima, ma probabilmente può fargli quel malino, 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 malino che basta. Come vedete, già prende molti meno danni dal Devastomasso e è una mossa che fa più male, quanto pare, ad Aaron, perché effettivamente lui è pure di tipo roccia. L'attacco di Froakie sale. Ok, arriva un altro Devastomassino. Per favore non fare brutto colpo. Ok. Ok, abbiamo due attacchi e penso proprio di aver vinto a questo punto. Ferrartigli, ok. One hit. Perfetto, 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 perfetto. Abbiamo battuto Freddo Bullo, che non ci voleva. Perché devo avere questa sfiga incredibile di avere contro i pro player? Uno con generatore V all'inizio, un altro con Devastomasso. Non è possibile. Qua troviamo una pozione e vi ricordo che, essendo cambiato il percorso, possiamo fare un'altra cattura. E poi credo di salutarvi e darvi l'appuntamento ad un prossimo episodio di questa serie. Pozione, perfetto. Tra l'altro, piccola curiosità, non so se lo sapevate, ma il bosco di Novartopoli ha la stessa pianimetria, insomma, di quello di Smeraldopoli. Quindi qua c'è un Pinecone. Direi di fuggire e di rerollare. Vediamo un po' chi ci capita, vediamo un po' chi ci capita. Anche se ho paura, ho paura, ho paura. Tecnicamente, se ci uscisse di nuovo Pinecone, io potrei cercare un'altra volta, perché alla fine sto escludendo il Pokémon, non l'incontro in sé, no? Azumarill! Bellissimo! Prendiamolo, prendiamolo, prendiamolo. Prendiamolo subito. Prendiamo subito Azumarill. Prima di tutto, entomo blocco. Non voglio usare lega tutto, perché potrebbe mandarlo KO senza che io voglia. Ok, non gli fa praticamente nulla. Però quantomeno l'attacco speciale un pochettino cala. Specul Moss, quindi fa anche lui entomo blocco. Ok, potrebbe farmi male. No, 3 PS. 3 PS mi ha fatto. Va bene, non è più che onesto. Il punto è, come lo chiamiamo questo Azumarill? Come lo chiamiamo? Anzi, come la chiamiamo, perché è femmina pure questa. Vediamo un po'. Vediamo un po' se entra. 1, 2, 3. Yes. Yes, 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 yes. Yes. Possiamo chiamarlo... Anzi, prima leggiamo la sua descrizione del Pokédex. Magari mi viene in mente qualcosa come ho fatto prima con... per Teddy Ursa. Allora, le lunghe orecchie sono ottimi sensori. Distingue i movimenti di esseri viventi sui fondali fluviali. Acquaniglio. Chiamiamolo... chiamiamolo, anche se non è il massimo della... anzi, chiamiamola. Se non è il massimo, dico, dell'originalità, chiamiamolo Bunny. Va bene, allora, tu non sei un allenatore, farei l'ultima lotta e poi vi darò l'appuntamento alla prossima. Guardiamo intanto Bunny. Che strumento ha, tra l'altro? E...
Natura ardente ha un magmatore. Ma che ci serve il magmatore? E non ha mosse offensive. Non ha mosse offensive. Se non altro la natura non è delle peggiori. Abbiamo comunque un boost in un attacco speciale. Però io come attacco con Azumarill? Come attacco? Devo per forza aspettare che impari una mossa. Che impari una mossa. Tanto ci prendiamo il magmatore. Perché non serve. Non serve, io lo tenga. Qua ci dovrebbe essere un altro strumento? Nope. Allenatore. No, se lo pia tierno. Che palle. Che scatole, anzi. Facciamo i politically correct. E lei trova uno strumento, se non erro, no? Un antidoto dovrebbe essere. Paralisi. Ok, grazie Shana. Grazie Shana, andiamo a battere lui. L'ultima volta che ho detto andiamo a battere ho perso. Però andiamo a battere lui. Vai Scatterbug. E ovviamente non sarà uno Scatterbug, perché Gennaro Bullo è voluta. È voluto? Giratina. Cosa? Non l'avevo letto. Allora, niente paura. Niente paura, niente paura. Abbiamo Froakie che è quasi morto. Mettiamo Bunny. Mettiamo Bunny che almeno è di tipo folletto. Sto pensando ancora allo Scatterbug. Però come faccio a battere un Giratina? Ok che è a livello 3. Ok, non avevo mai visto questa mossa. Non l'avevo mai vista, vi giuro. Mette in campo combi. Va bene, almeno è onesto. Io ho smog. Ho semplicemente smog. Vabbè, per fargli quel dannetto. E effettivamente, cioè, avevo una mossa per attaccare. Pardon. Dovrebbe comunque essere easy win questa, eh. Non è così difficile come lotta. Baldeali. Ma mi spiegate perché devono avere le mosse OP questi e io devo avere smog? Vediamo un po'. Allora, intanto Mettiamo Froakie. Proviamo a vedere cosa succede. Se fa ancora baldeali o meno. Focal d'energia che va bene. Ok, falla pure. Adesso ti sgancio una palla a gelo che arriva pure su Giratina dopo. Quindi è vinta. Vedete, ma è vinta. Easy kill su combi. Vediamo quanta esperienza ci dà. E se magari Azumarill sale di livello e impara una mossa. Froakie non può imparare una mossa perché ne ha già imparata una. Non sale di livello Bunny. E arriva Giratina. Come dire, non è un matchmaking. Nemmeno un matchmaking. Vabbè, fate finta che io non abbia mai detto queste cose. Ok, perché ad una certa, quando ti trovi un Giratina del genere davanti, cosa devi fare? Gli fai palla giro, ma nel mentre, insomma, devi dire qualcosa, devi intrattenere. Dettagli. Quindi, battuto anche Giratina, 169 punti di esperienza a Froakie e sarà a livello 10. Però, come dire, non ci servirà Froakie tra un po', perché dovremo metterlo nel box. Anzi, ditemi voi se metterlo nel box oppure no. E adesso non so cosa togliergli, ad esempio. Coda di luce la terrei. Vabbè, togliamo beccata. Ditemi voi se tenerlo o metterlo nel box. Cambiamo un pochettino le carte in tavola. Aiutatemi pure voi. Bunny sarà a livello 5 e impara cuore stampo. Sì. Lo voglio cuore stampo. Fa 60 e può far tentennare. Toglierei anticura. Perché non è che ci servirà così tanto. Magari contro i capi palestra poteva essere utile. Vabbè. Bunny sarà pure al 6. E pure al 7. Vuole imparare onda shock. Onda shock ha molto attacco speciale. Abbiamo visto Bunny. Qua possiamo avvelenare. Specul mosso, specchio velo. Toglierei specchio velo perché scommetti troppo usandolo. Non mi piace scommettere. Facciamo imparare onda shock. Eppure Oni sale di livello 8. Vuole imparare altruismo? No, non lo voglio altruismo. La prima mossa che imparava, tra l'altro, eh. Abbiamo battuto Gennaro Bullo.
potrei intitolare questa prima parte Gennaro Bullo con Giratina, ma vabbè, ragazzi, è stato bellissimo, mi sono divertito, vi giuro, mi sono divertito. Era da tanto tempo che non giocavo ad un gioco Pokémon, sono tornato qui su Pokémon X e mi sono divertito. Nonostante l'abbia preso da un Aaron con Devastomasso a caso. Quindi allenatori, questa prima parte di Pokémon X Randomizer termina qui. Fatemi sapere nei commenti se questa serie può piacervi. Io cercherò di finirla, voglio portarla a compimento. E non so se sto pubblicando questo video di sabato oppure mercoledì. Nel caso uscirà un episodio appunto a settimana, sappiatelo. Mi raccomando, supportate questa nuova serie con un mi piace, cerchiamo di arrivare, non lo so, 300? Vediamo un po'. Condividi questo video con i tuoi amici e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Qui da Diego per oggi è tutto. Ciao allenatori!